Ciao a tutti, questo è il secondo giorno dopo il concerto e niente, è stato un concerto molto molto bello, molto molto intenso, ma ora abbiamo ancora qualche giorno qui a Firenze e stanno arrivando altre persone, credo che una di loro la conoscerete, quindi non vedo l'ora di farvi vedere chi arriverà, ma prima voglio farvi vedere la vista che c'è da qua. Una vista, si intravede Firenze, i classici tetti rossi italiani. Oggi fa un caldo incredibile, pare ci siano 39 gradi. Qua non c'è il sole direttamente, però si sente l'afa, si sente il caldo. Però sì, siamo a Firenze, quindi bisogna uscire, tra poco lo faremo, però aspettiamo le persone di cui vi ho parlato. Non credo ci siano 39 gradi, anzi, di fatto pare ce ne siano 33, ma c'è un caldo decisamente torrido e sto già soffrendo. Questo è l'aspetto che ha un quartiere di Firenze che non è centrale, sud dell'Arno. Se sapete, l'Arno è il fiume, famoso fiume di Firenze. Qua siamo nella zona di Oltrarno, ovvero oltre l'Arno. E questo è un quartiere, direi, residenziale. Ci sono tantissime, tantissime motorini, bici, auto parcheggiate, direi. E inoltre ho notato che anche qua c'è il servizio di bici noleggiabili attraverso lo smartphone, come abbiamo anche a Torino. E sono queste bici qua. E questa è la stazione del tram, o come la chiamano qua a Firenze, la tramvia, dove aspettiamo le persone che aspettiamo. È arrivato l'ospite più atteso con una sorpresa molto gradita. Vediamo com'è arrivato il nostro ospite. Perché hai una maglietta podcast italiano? Perché tra un po' vedrete in esclusiva tutta l'attrezzatura di Podcast Italiano. Ci saranno un sacco di sorprese, tra cui questa fantastica maglietta che tutti vorrete comprare. Ma tra l'altro non sei l'unica che ce l'ha, perché anch'io ho la stessa maglietta. Ci sentiamo un po' delle pubblicità ambulanti, però sembrano belle, sembrano belle. Erika, quali sono le tue prime impressioni di Firenze? Fa un po' caldo. Sei accaldata? Sì. Ma innanzitutto tu sei mai stata a Firenze? Sì, una volta, ma per pochissimo tempo in giornata. Sei contenta di essere di nuovo qua? Sì, molto contenta. Alla fine è una delle città più belle d'Italia. Il Duomo di Firenze. Probabilmente uno degli oggetti architettonici, artistici più fotografati in Italia. E con merito, direi, è davvero imponente, enorme. Ma tutta la piazza in realtà è davvero pregevole. E questo è il battistero, adesso non mi sta nell'inquadratura, battistero di Firenze. Erika, ti vedo estremamente Di affaticata. già, dopo un'ora. Ma quanti gradi ci sono? Credo 35, saranno di più. Io Oggi no. doveva arrivare a 37 gradi. Io non so se questo è il riscaldamento globale o cosa, però adesso vediamo un attimo. 34 gradi. 34. Ed è il 14 giugno. Cioè 14 giugno 34 gradi. Mi vedo affaticato. 770 decibels. Questo è il primo piano del campanile del Duomo di Firenze. Qualcuno ha fatto questa cosa, non so chi sia stato, non sono stato io, giuro. Questa è un'applicazione per fare i propri graffiti, dato che in Italia, come vedete, sui muri delle chiese o dei campanili è sempre pieno di graffiti fatti da persone civili.
quelli del Museo del Duomo di Firenze hanno deciso di adottare questo stratagemma. Andiamo! Andiamo! Martina, tu facessi questa medesima scalinata 5 anni fa e quasi arrivasti a un punto di, al punto di morire. Come ti senti oggi ad aver superato questo ostacolo, prima di tutto psicologico? Diciamo che pensavo che questa torre fosse il mio mostro insuperabile, l'ho superato, mi sento benissimo. E voi? Benissimo. Stanco molto, però è una soddisfazione, assolutamente. Allora andiamo. Erika, facci una recensione della vista dal campanile del Duomo. Beh, innanzitutto è molto alto, però non più alto della cupola. L'hai fatta vedere la cupola? La cupola sì, l'ho fatta vedere. Cioè, se cercassi un'immagine stock dell'Italia, questo beh, sarebbe ciò, rossi. Ciò che verrebbe fuori. Tetti rossi, caos e chiese e colline. C'è tutto. Ah, e anche piazze, ovviamente. La stazione Santa Maria Novella si vede in lontananza, quella dove eravamo ieri. Una volta scesi dal campanile di Giotto, siamo andati al Museo del Duomo, soprattutto per la sua aria condizionata che ci ha salvato dal caldo atroce. Quindi ecco voi un po' di arte contenuta, non ho idea di che cosa sia, non so nulla di arte, però ecco voi un po' di arte. Una delle associazioni che vengono naturali quando pensiamo a Firenze è i turisti. E qua ne vediamo un po'. Ma parlerò nel prossimo video di turisti. Qua vi lascio una carrellata sul Ponte Vecchio di turisti che ho incontrato. Anche questa, una turista che ho incontrato sul Ponte Vecchio. Erika, questa è forse una delle viste più famose fotografate d'Italia. Come ti fa sentire fare un video di podcast italiano qua? Non saprei, fai vedere la vista. Niente male, c'è niente male. La luce è molto bella. Molto filtrata dalle nuvole. E per concludere la nostra giornata da tipici turisti stereotipati, non potevamo farci mancare una pizza. Erika, quindi una giornata a Firenze, quali sono i tuoi... Le mie impressioni? Le tue impressioni? No, molto carina, come ti dicevo, però non abbiamo ancora visto tutto, naturalmente, perché è un giorno un po' difficile. Però adesso anche la sera c'era una bella atmosfera, abbiamo mangiato in un posto molto carino, anche molto buono. E adesso però torniamo a casa perché siamo un po' provati. Però l'Italia è uno dei pochi paesi in cui cammini e porta a caso random di qualche secolo fa. Cioè, gigantesca. Non so in quanti altri paesi del mondo succede questa cosa, qualcuno in Europa, però se siete americani questo non succede.